Ma baby squaletto, dai, è ora di andare a dormire, basta. Questi ragazzi di oggi sono così iperattivi, chi gli sta dietro? Ciao amici, ho una domanda per voi. Chi si ricorda cosa dico sempre sulle colonne portanti della salute naturale? Un aiutino, sono tre. Quali sono? Ah sì, sono il cibo, il sonno e il movimento. Brava, vedo che mi segui. Di cibo ne parlo sempre tantissimo nei miei video. Il movimento giusto lo fa vedere Serena con i suoi tutorial di fitness e anche sul sonno ho già pubblicato diversi video. Trovate i link in descrizione o nella scheda cliccabile dalla i qui in alto. Siccome oggi siamo nella settimana back to school, voglio parlare del riposo ideale per i più giovani. Anche per loro è sicuramente utile seguire una night routine. Ma tutti con queste routine adesso, ma cosa servono queste routine? Le routine sono una serie di azioni ripetute sempre nello stesso modo e servono a programmare la nostra mente subconscia e a predisporci a ottenere un certo risultato. Ah, la night routine, cioè i rituali del sonno, serve a predisporre al sonno, così quando iniziamo a fare queste azioni tutte le sere, il nostro organismo sa che presto dovrà dormire, si prepara. I miei rituali sono semplici ed efficaci, adatti anche ai ragazzi. A proposito, come dormono i nostri ragazzi e le nostre ragazze? Ho letto che molti giovani fino ai 18 anni soffrono di insonnia. Pensate che nelle ultime statistiche diffuse dai pediatri dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Infanzia e dell'Adolescenza, risulta che circa 1 milione di bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni dormono poco e male. Non va bene. I più giovani sono portati a pensare che andare a letto tardi sia da fighi e fare tardi la sera vuol dire diventare grandi. Ma il corpo ha bisogno di dormire, anzi, alla fine del video vi svelo quali e quante ore sono le migliori per il sonno dei ragazzi. Andare a letto dovrebbe essere un momento speciale, una coccola prima di lasciarsi andare all'abbraccio di Morfeo. Per questo anche i ragazzi possono seguire il mio rituale, è sinestesico. Che roba complicata! Significa che coinvolge tutti i sensi e li prepara al sonno. I sensi sono 5 come i momenti della mia night routine. E se vi piace l'idea di dormire bene ogni notte, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E adesso ecco i rituali legati ai 5 sensi. Il primo senso che mi viene in mente è la vista. Io inizio a spegnere televisione, computer, smartphone e tablet almeno 30 minuti prima di dormire e abbasso le luci in modo da creare un'atmosfera zero sparaflesciante e tutta rilassante. L'udito è importantissimo. Il rumore è nemico del sonno, quindi meglio spegnere la televisione, YouTube, Netflix, radio e creare un'atmosfera silenziosa almeno 30 minuti prima di andare a dormire. Va bene anche un'atmosfera calma, non troppo silenziosa, perché a volte il troppo silenzio mi sveglia. Capita anche a voi? Allora metto una musica rilassante o i suoni della natura che amo tantissimo, come il rumore dell'oceano o della pioggia che mi conciliano il sonno e mi cala la palpebra. Per il tatto cosa fai? Indosso i miei pigiami naturali. La pelle sta a contatto con il tessuto del pigiama, per cui io indosso solo tessuti naturali come il cotone. Se fa freddo ne metto più strati, ma mai fibre sintetiche che mi fanno sudare e creano elettrostaticità. Io metto il pigiama mezz'oretta prima di andare a dormire, così mi sento già pronta al sonno quando arriva il momento.
Attenzione, se volete seguire anche tutti gli altri consigli dei miei video, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Basta un clic, così è facile, e attivate la campanella delle notifiche. Il gusto prima di dormire? Cos'è il dentifricio? Io adoro farmi una tisana di camomilla o di tiglio, che piace anche ai ragazzi. Basta qualche sorso prima di dormire, non serve berne tanta. Io la bevo sempre, sarà il liquido caldo, il sapore, il profumo, l'effetto delle erbe, ma vedo che mi concilia davvero. Oh, niente zucchero, mi raccomando. E per l'olfatto? Quale rituale? Avete idea di quale meravigliosa atmosfera creino gli oli essenziali? La lavanda, l'arancio dolce, il sandalo, il geranio. Sono tutti aromi che conciliano il sonno. Io li uso sempre e per i nostri ragazzi basta farglieli trovare nella loro stanza senza dirgli niente. All'inizio dicono: ma cos'è sto odore? Poi si abituano e alla fine funziona. Anche con gli adolescenti. Sì, fino alla maggiore età sono i genitori che decidono le strategie e quando si tratta di salute non si fanno sconti, altrimenti pagano i nostri figli e non è giusto. Nei commenti raccontatemi le vostre routine della buonanotte e scrivetemi dei progressi vostri e dei vostri figli con questa night routine per loro. E sugli orari cosa mi dici? Baby Squaletto non vorrebbe mai andare a dormire. Secondo le ricerche, i ragazzi devono dormire dalle 8 alle 10 ore e per avere un sonno davvero ristoratore dovrebbero essere sotto le coperte entro le 10, massimo 10 e mezza ai più grandicelli. Se siete d'accordo che il sonno è importantissimo e va curato sempre, condividete questo video per avere tanti ragazzi belli, riposati, forti, trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. E noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto! Ciao! Finito?